Ma il problema è sempre lo stesso, cioè non penso, io non vedo la Sardegna e Cagliari o comunque la Sardegna in generale, non sono cambiate tante cose, nel senso che io ho un ricordo ben preciso i problemi che oggi si parla tanto di crisi, disoccupazione, di grandi difficoltà di trovare lavoro, di una formazione che stenta. C'erano già questi problemi. Io uscivo dalla scuola superiore che col grande interrogativo del lavoro, cioè era una problematica che qua era già molto forte. Io la ricordo già molto, molto forte rispetto magari al centro-nord, che magari conosce più in questi ultimi anni. Queste difficoltà, soprattutto dopo il 2008, con la Global Crisis e tutte queste cose che poi ci sono crollate addosso, hanno amplificato, però dei problemi che io mi sento di dire che già conoscevo molto bene, quindi li conoscevo benissimo. E non so se mi sento di condividere qualcosa di comune al resto della mia comunità sarda, però mi sento di dire che c'erano già tante difficoltà. E anche difficoltà ad accedere a molte cose legate anche, ripeto, nel bene e nel male, al nostro essere un'isola e quindi non avere la difficoltà di poter prendere un treno e in poche ore arrivare nel cuore di Milano, nel cuore di Roma, nel cuore di Bologna o di una Firenze, ecco, rispetto magari ad altri studenti, ad altri giovani che, appartenendo già territorialmente alla penisola, forse potevano avere più opportunità in questo senso, ecco. Questo sì, anche cioè, prendere una nave significava impiegare 1 o 2 giorni, oddio. E un aereo non sempre era così accessibile come lo è oggi con le low cost e quant'altro. Poi certo, certi strumenti come la continuità territoriale ci hanno aiutato, ovviamente, per fortuna, con l'aereo. Però è vero che, ripeto, mi sento di dire che certe situazioni per me erano già note 20 anni fa. Le difficoltà, ripeto, di accedere a certe facoltà, che magari qua in Sardegna non le avevamo ancora, poi sono arrivate dopo, per esempio, sono state attivate, sono state aperte, però magari per poter studiare, tuttora, magari se si vuole studiare certe cose, siamo costretti a dover lasciare comunque la regione, quindi dover fare un cambiamento di vita che è positivo, per carità, non sono contraria, anzi, però anche un po' obbligato, non sempre voluto, ecco, non sempre per scelta. E sono realtà che ci sono oggi, che magari oggi, ripeto, per via di questo grande macello globale, un po' inevitabilmente, non solo globale, ma anche nostro, di identità politica, sociale, economica particolare, di oggi, sta conoscendo tutta l'Italia, anche magari le regioni che prima non ci si aspettava mai poter conoscere certe difficoltà economiche, come il nord-est dell'Italia, per esempio. Ma noi queste realtà, ripeto, mi sento di dire che già io le conoscevo tranquillamente in quel periodo. Guarda.